conoscevo bene i dirigenti socialisti che abitavano a Milano, in modo particolare Turati, Treves, che erano degli sconfitti, erano della gente appunto che non sapeva far altro che pensare di aspettare un domani che la tempesta sarebbe passata da sola. Direi che in quell'ambiente forse la persona che portava una maggiore vivacità era ancora Anna Kuliscioff. Viceversa, fuori da quell'ambiente c'erano delle personalità come Rosselli, come in certa misura Pietro Nenni, ma direi soprattutto come esempio per tutti Salvemini, che fu l'iniziatore e il fondatore del primo giornale clandestino d'Italia, il Non Mollare, che noi ricevevamo regolarmente a Milano, veniva portato a Milano alla sede del Partito Unitario in Via della Signora, da dove veniva ritirato da una squadra di studenti che io come presidente degli studenti antifascisti avevo formato. Noi andavamo là, quando sapevamo che era arrivato, ne prendevamo ciascuno un po', passavamo in mezzo ai carabinieri che erano davanti alla sezione socialista e poi distribuivamo. E ogni giorno, ogni volta, non ogni giorno, ma ogni volta che eravamo un numero di Non Mollare, era veramente per noi un'iniezione di fiducia, non di fiducia nei risultati immediati, forse in Salvemini c'era un po' anche questo, forse c'era un momento di ottimismo eccessivo, ma la fiducia nel fatto che si può sempre lottare, che in qualunque condizione c'è sempre una possibilità di farsi sentire. Ricordo un motto che non so se fosse su tutti i numeri o su un numero solo di Non Mollare, ma ci hanno tolto il diritto di parlare, ce lo prendiamo. Cioè, facciamo, non importa che la legge ci vieti, noi facciamo la stampa clandestina e domani faremo altre cose, ma non cederemo mai, non saremo mai della gente che lascia che il fascismo vada avanti per la sua strada. A mio parere, Rosselli, il resto, anche la sua evoluzione successiva l'ha dimostrato, non era un socialista nel senso che noi diamo questa parola. Era appunto, come si è chiamato lui, se vogliamo, un liberale socialista, cioè in lui certe influenze inglesi erano molto forti, molto sentite, e lui pensava di fare un'iniezione di questo pensiero liberale del movimento socialista e aiutarlo a rinnovarsi. Io l'ho conosciuto poco dopo, pochissimo dopo che lui era venuto da Genova a Milano, e credo che questo accadesse all'inizio dell'anno accademico 25-26, perché venne come assistente di Einaudi all'Università Bocconi, se ricordo bene. Comunque venne in quel periodo a Milano e prese subito contatto con un ambiente socialista. Fu veramente molto amico di casa e subito interessato a partecipare alle riunioni che lui faceva per fondare questa rivista a Milano, che sostituiva quella che avrebbe dovuto fondare, che voleva fondare a Firenze già prima con Salvemini. Questa rivista si appoggiò soprattutto a Nenni come politico socialista. Nenni era anche nel partito massimalista, ma rappresentava l'ala che avrebbe voluto la riunione, la riunificazione con la corrente turatiana, col partito unitario, come si chiama. Ecco, quindi si tennero diverse riunioni, ma mi pare quella decisiva, se ricordo bene, nello studio dell'avvocato Nino Levi, e si decise la fondazione, mi pare, per il marzo 26, uscì questo settimanale, a cui io collaborai in un primo periodo molto attivamente, scrivendo articoli un po' bizzarri, letti oggi da me stesso mi sembrano un po' così, perché ma erano, avevano un senso, era una polemica molto vivace contro il positivismo che aveva portato il socialismo italiano ad una condizione di stagnazione di pensiero e in un certo senso di rassegnazione. Si erano evoluzionisti, fatalisti, oggi le cose ma cambieranno da sé. Turati ci raccomandava sempre, io frequentavo anche casa Turati, ci raccomandava sempre di non esporci, di lasciare che il temporale passasse, mentre noi eravamo giovani e volevamo lottare. E in questa nostra volontà di attività, da un lato Nenni, che era anche lui certamente, uno, mi ricordo aver sentito per la prima volta da lui il giudizio, un rivoluzionario, non è mai sconfitto se non vuole, cioè è sconfitto quando decide di essere lui, quando si arrende, ma non si deve sempre trovare qualcosa da fare. E Rosselli poi, che era l'attivismo personificato.